In un clima solenne e di grande raccoglimento si è svolta la Divina Liturgia nel cortile del Palazzo Apostolico di Etchmiadzin, che vuol dire il luogo dove è sceso l'Unigenito. Alla presenza di migliaia di persone, tra apostolici e cattolici, Papa Francesco ha ringraziato il Catholicos Karekin II per l'accoglienza e l'ospitalità ricevuta, rimarcando la gioia dello stare insieme come fratelli, del poter pregare insieme e condividere le speranze e le preoccupazioni della Chiesa di Cristo. Una Chiesa che dovrebbe avere un unico cuore e che invece purtroppo porta ancora gli scandalosi segni della divisione. In tutti sorga un forte anelito all'unità, ha detto il Pontefice, un'unità che non deve essere né sottomissione l'uno dell'altro, né assorbimento, ma piuttosto accoglienza di tutti i doni che Dio ha dato a ciascuno per manifestare al mondo intero il grande mistero della salvezza realizzato da Cristo Signore per mezzo dello Spirito Santo. Solo in questo modo i discepoli del Figlio di Dio, sulla scia di una fulgente costellazione di santi, potranno ascoltare la voce degli umili e dei poveri, delle tante vittime dell'odio che hanno sofferto e sacrificato la vita per la fede, tendere l'orecchio alle giovani generazioni che implorano un futuro libero dalle divisioni del passato. Sotto un cielo terzo e un caldo sole d'estate, il successore di Pietro ha chiesto a Karekin II di benedirlo e di benedire la condivisa corsa verso la piena unità, guidati dalla luce dell'amore che perdona e riconcilia.